E sotteticamente la gente può vederci. Dite, lasci una foto su. Sì, potete mettere una foto se volete, mi dicono. Come? Se volete puoi mettere tranquillamente anche un'altra foto, così famosa Argentina, parenti lontani, puoi già mettere una tua foto così vedono. Io? Sì, se è piacere, oppure tu Maria. Vuoi che metto un'altra foto? Sì, metti una foto. Sotto con la casa. Sì, grazie. Ma forse è meglio che lo diciamo al microfono. Così mi vedete? C'è? Pronto? Aspetta. C'è una macchina da spostare, mi dicono. Una fece blu, forse abbiamo già trovato il proprietario. Non si capisce? Tranquilli, era una macchina da spostare. Allora, per chi si è collegato online, chiediamo un attimo di pazienza perché stanno arrivando altre persone qui in presenza, quindi stiamo registrando. Quindi ancora un attimo di pazienza, tra qualche minuto inizieremo. Grazie. Se c'è buio, quindi che viene buio, io facciamo. Ah, sì? Ci possiamo anche sedere? Sì, 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 sedetevi un po' lì su quelle sedie lì. Grazie.
Ancora un attimino di pazienza. Voi non so se vedete, ma c'è un bel pubblico. Ve lo faccio vedere. Wow, che bello! Quindi è un piacere vedere, no? Che abbiamo sì, anche un piacere rivederci. Ciao. Allora. Buonasera a tutti, non mi alzo perché ho la telecamera qui, che altrimenti non riuscirebbe a trasmetterci. E sono Elena Gasparin, vi do il benvenuto da parte dell'associazione Amisda Montparina, che è l'associazione che organizza questa sera questo bellissimo evento. Insieme a me c'è Matteo Femia, e quindi il giornalista che è conosciutissimo qui ormai e che mi accompagnerà in questa splendida serata, in questa bellissima cornice. Innanzitutto un ringraziamento va ai padroni di casa e a questa bellissima azienda agricola di Mizzozon e alla famiglia Deganis che ha accettato di ospitarci qua, e per fortuna oggi il cielo si è aperto nonostante le nuvole non presagissero, diciamo, tanto un bel tempo, insomma, ma per fortuna siamo stati fortunati e siamo qui questa sera a festeggiare, no? Dopo tutto questo periodo di lockdown, quindi trovarsi qua anche come associazione è un vero piacere. Porto i saluti anche da parte della Presidente Merita Barbetti e introduco un po' la serata. Questa è una serata che, come vedete, è una serata piuttosto complessa perché siamo in presenza e contemporaneamente stiamo trasmettendo anche in streaming sui canali social, quindi sui canali dell'associazione, sul canale anche YouTube. In questo modo ci possono vedere anche altre persone che non potranno essere presenti fisicamente qui e ci vedranno anche dall'Argentina. Come vedete abbiamo degli ospiti direttamente che sono collegati questa sera appunto dall'Argentina e che ci accompagneranno in questo percorso, in questa bellissima serata. La serata ha moltissimi ospiti che, come vi dicevo, diciamo, affronteranno questo legame tra Cornelius e l'Argentina da più punti di vista. E come avrete visto nella locandina, oltre a un illustre ospite cornelese, un cittadino cornelese di cui siamo tutti molto fieri, che è Bruno Pizzoli, che ci raggiungerà dopo le 8 perché deve commentare una partita, no? C'è una partita in corso in questo momento e quindi è impegnato e arriverà praticamente dopo le 8. E qui abbiamo il piacere di avere Tarciso Cecotti che è un appassionato proprio di storia locale e ha contribuito a scrivere diverse cose, diciamo diversi testi anche per la nostra Mocquarini, diversi quaderni del Quarini. Abbiamo il piacere di avere qua Lo Sbasso, che è il presidente dell'Ente Film nel Mondo. Direttamente dall'Argentina avremo Zorzò e Maria Mila Bianchi, da Via Santa Fe. Poi avremo, come vi dicevo, Bruno Pizzo e la anche a ospitare questa sera Simone e Patrizia. Non sono riuscita a sentirmi e non avere troppo ritorno di voce. Lascerei la parola. Io non so se c'è qualcuno anche del comune questa sera, se avevano detto che sarebbero passati, ma in caso insomma li chiameremo sicuramente per un saluto. Passerei la parola a Matteo Femia, che anche lui ha piacere di introdurre questa serata, e poi cominceremo con i nostri ospiti. Grazie a tutti per essere presenti innanzitutto questa sera. Il tema è sentito perché fa parte un po' delle origini di tutte le famiglie di questo territorio che hanno in qualche maniera, chi più chi meno, chi direttamente chi indirettamente, un legame con l'Argentina. Volevamo appunto approfondire questo tema che poi verrà sviscerato lungo e largo nel corso della serata. Io volevo però, prima di lasciare la parola di nuovo a Elena e agli ospiti che abbiamo qui con noi, portare
il tema della serata anche su argomenti di attualità stretta. Mi sembra una cosa così più corretta iniziare la serata parlando di quella che è l'emigrazione di oggi, di questi giorni. Nei giorni scorsi c'era un articolo, lo riassumo molto brevemente, leggerò una brevissima parte, su Repubblica da parte di un dottore, un medico che è responsabile della Croce Rossa in Afghanistan, e raccontava la storia di un uomo di 60 anni che si chiama Lang. Questo uomo ha collaborato con la Croce Rossa fino a poco tempo fa e ha raccontato a questo medico come le cose siano cambiate rispetto a quando sono arrivati per la prima volta i talebani, accolti, come era successo a fine degli anni 90, con uno spirito diverso rispetto a oggi della popolazione. Oggi però gli afghani stessi sanno che cosa sono gli afghani, cosa che non sapevano i talebani, cosa che non sapevano nel 96 quando i talebani sono arrivati per la prima volta a votare in Afghanistan. E c'è un tratto, un passo che si collega con quello di cui parleremo stasera. In questo articolo Marang racconta a questo medico le cose che gli leggerò. Dice: corruzione e violenza restano, ma i centri urbani non conoscono una libertà per anni negata. Istruzione, esperienza e informazione rendono gli afghani ben consapevoli di quanto potranno perdere. La differenza oggi è nella gente. Ora sappiamo, dice Marang, di cui la disperazione e il dolore. Quello di Marang è un'analisi semplice che è vero. Una notte, dice il medico, quando il telefono squillato, non aspettavo di sentire la sua voce. Viene. Dice Marang. Cosa rispondevo? Mi ricordo che non era assordante. Dove sei? Gli ho chiesto. All'aeroporto. Pensavo che riuscisse ad entrare. No, sto partendo, è finita. Cosa dici? Perché? Ho insistito. Parto con la famiglia, lo faccio con i figli. Nascondendo la sorpresa, l'ho consolato. Non è una persona che dovrebbe essere al posto tuo. E lui, Marang, risponde: a 60 anni, e cosa può fare? Sono più vecchio di te, risponde il medico. Dai, non ho interrotto. Lascio il mio paese, il più bello del mondo. E qui il medico dice: è veramente mio zio Mando. È arrivato dal dopoguerra in Argentina, piangeva ogni notte pensando all'Italia. Non è mai tornato. Allora, innanzitutto una cosa che mi sono dimenticata di ringraziare è Renzo Furlano di Cultura Globale, perché se abbiamo questo collegamento è grazie a lui, quindi un ringraziamento va naturalmente al nostro caro amico Renzo. Chiamerei qua Tarcisio Cecotti vicino a me e facciamo un po', perché che siamo in tanti, dobbiamo un po' alternarci. Allora Tarcisio, io ti invito a sederti qua. Elena, c'è tantissimo eco. Cercherò di allontanare un po' il microfono, sì, sperando che mi sentiate. Sì, così meglio. Ok, allora, perché? Facciamo così, mettiamo un po', forse ci sento. Perché abbiamo deciso di iniziare con te, Tarcisio? Beh, perché la Missa Monquarine è un'associazione legata al territorio, è un'associazione che ha lo scopo di valorizzare quella che la storia e la cultura del nostro territorio. Di cosa fa parte il territorio? Proprio la storia dei popoli, di come sono mosse le genti, no? E tu hai proprio approfondito, appunto da appassionato di storia quale sei, hai approfondito proprio questa storia degli argentini, dei cormonesi che partirono proprio per l'Argentina. Tutti noi, tanti di noi hanno avuto parenti, io stessa ho avuto parenti che poi sono andati appunto in Argentina e che hanno cercato di rifarsi una vita. Quindi da questa storia io avrei di capire con te quali sono le famiglie che sono partite negli anni hanno contribuito a fondare quella che è la città di Avellaneda de Santa Fe. Ma poi so, Tarcisio, tu ci racconterai, che sei in continuo contatto con gli argentini, perché c'è tantissima gente che chiede notizie
proprio delle sue origini. Quindi è una storia estremamente affascinante. A te la parola. Grazie. Quindi parliamo di Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Sono stato invitato dall'associazione Amiso Moncolini. Ringrazio. Maria, chiudi il microfono, forse per quello si sente, sai? Quindi, a parlare della storia che avevo scritto e poi pubblicata sul quaderno del Monte Quarin numero 11, riguardante la nascita della città di Avellaneda di Santa Fe in Argentina, dico di Santa Fe perché in Argentina c'è un'altra città, Avellaneda, quindi bisogna distinguere le due, legata in qual modo alla città di Colmones. Quindi è una storia che fa parte della storia di Colmones. Come è nata la conoscenza in mezzo così, di andare a cercare questa storia? 10 anni fa nemmeno immaginavo di fare una ricerca simile, anche perché non ero più di tanto a conoscenza di questo esodo di ex austriaci, come lo erano i colmonesi, verso l'Argentina. Ma poi, trovandomi a fare il servizio di volontariato in parrocchia con il compito di archivista e vedendo sempre più spesso arrivare richieste dall'Argentina di certificati di nascita e matrimoni di persone nate a Colmones e poi emigrate in quel paese, cioè cercano e chiedono certificati per ottenere la cittadinanza italiana. Ma anche solo per informazioni chiedono riguardanti i loro antenati. Ho avuto un contatto con un argentino che è durato 3 anni. Lui mi chiedeva, ho sempre risposto. Pensato poi, ha voluto sapere di tutto, dei suoi avi, che partivano da Colmones. Diciamo così, l'argomento ha incominciato a incuriosirmi e a rendermi conto che dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi anni del Novecento molti colmonesi sono emigrati in Argentina. Però non avevo la possibilità di sapere quando e dove in Argentina. Qualche anno fa, il caso vuole che il mio amico Enzo, che mi aveva chiesto se potevo fare una ricerca sulla famiglia Piché di Colmones, essendo sua moglie una Piché ed essendo in contatto via mail con dei Piché in Argentina, erano lui e sua moglie interessati a sapere se c'era un grado di parentela tra sua moglie e gli argentini. Dalla ricerca è emerso che 7 generazioni prima i loro avi erano fratelli. In tale occasione l'amico Enzo mi donò il libro del professor Victor Braidò, che è questo, Avellaneda nel tempo, tradotto in italiano e friulano e pubblicato a Gorizia nel 2003. Ecco, vediamo allora come è nata la città di Avellaneda. Questo interessante libro, che descrive la storia di come e da chi è stata fondata l'attuale città di Avellaneda di Santa Fe, c'è l'elenco dei primi migranti arrivati dal 18 gennaio al 28 aprile 1879. In questi primi 100 giorni sono arrivate 1 migliaio di persone. Pensate un po' voi, in 100 giorni sono arrivati 1 migliaio, tutte lì. La maggior parte di nazionalità austriaca, proveniente dal Friuli austriaco e del Trentino. Siccome nell'elenco è riportato per ogni gruppo familiare la data di arrivo alla colonia, nome e cognome delle persone, nazionalità, stato civile e l'età, ma non il luogo di provenienza, ho pensato di consultare i registri anagrafici della parrocchia per vedere se trovavo qualche famiglia di Colmones. Su 175 gruppi familiari arrivati, 18 erano di Colmones e 5 di Brazzano. Queste le famiglie di Colmones: 3 famiglie Brac, 2 Peressoni, 2 Bressani, 1 Brandolini, Cucci, Fain, Marcon, Mucchiut, Nardin, Narsic, Samer, Stechina, Tomadin e Zanottin. Queste sono le persone di Colmones, per un totale di 100 di persone. Le famiglie di Brazzano erano Cian, Delbon, Perisutti, Zorzon e Zuppel, per un totale di 36 persone. In totale, tra colmonesi e brazzanesi, erano 140 circa. Vediamo del primo gruppo arrivato, perché sono arrivati a gruppi. Il primo gruppo arrivato, che definiamo i pionieri, ritenuti fondatori di Avellaneda,
vediamo poi il perché con la Cordiera Nera. Partite dalla fazione di Cormons, i friulani, il 7 novembre 1878, imbarcati a Genova il 10 novembre, arrivati alla colonia di Avellaneda il 18 gennaio 1879. In base all'elenco sopra citato, quello che è sul libro, questo primo gruppo era composto di 21 famiglie, 14 erano del Friuli austriaco e 7 del Trentino, per un totale di 125 persone. Il più anziano aveva 80 anni e 3 giovani bambini di meno di 3 anni avevano, quando sono arrivati lassù. Delle 14 famiglie del Friuli, 6 erano di Cormons, 2 di San Vito al Torre, una di Medea, di Aiello, di Grauglio, di Capriva, di Sagrado e di Clausano, che è una località che non conosco. Le 6 famiglie di Cormons erano 2 Peresson di 13 persone, una Brandolin di 6 persone, Nardin di 7, Samer di 7, Stechina di 9. In totale i cormonesi erano 42, un terzo della comitiva. La gente che aveva organizzato il viaggio e che ha accompagnato il gruppo fino alla destinazione era il cormonese Emidio Zuccheri. Abitava in via Udine, nella casa che aveva ereditato da sua nonna Luisa Tomasi, oggi con il numero 101. Sul portale della casa c'è ancora la sigla LT, che sta per Luisa Tomasi, 1843, quando ha fatto la casa. Passiamo alla cronistoria, alla storia del viaggio del primo gruppo. Merita di essere ricordato il travagliato viaggio del primo gruppo, descritto in parte, questa cronaca, da un componente stesso del gruppo, il trentino Giovanni Faccioli. È riportato nel libro, sempre questo, di Braidot. Il racconto del viaggio inizia dall'imbarco a Genova. A questo però premetto la partenza da Cormons. Nel libro del professor Franco Ceccotti, Un'altra terra, un'altra vita, è riportato che il 7 novembre 1788 dalla stazione di Cormons è partito un convoglio di 134 migranti. Ovviamente non tutti i 134 sono andati ad Avellaneda, in quanto tra i cormonesi e quelli dei paesi limitrofi alla colonia erano arrivati 86, quindi gli altri sono andati da altra parte. L'imbarco a Genova avvenne il 10 novembre sulla barca a vapore Pampa. Per arrivare allo stretto di Gibilterra impiegò 9 giorni, anziché 5. Entrati poi nell'oceano, incominciò una vera odissea. La barca era vecchia e le macchine a vapore si guastavano spesso. Oltre alle forti burrasche, così forti che in alcuni momenti sembrava che la barca si rovesciasse. Inoltre, 3 giorni prima di arrivare a Montevideo, rimasero senza carbone. Le macchine erano carbone. Per fortuna che c'era vento e la barca aveva le vele come emergenza, così poterono continuare la navigazione. Arrivarono al porto di Buenos Aires dopo 48 giorni di viaggio, il 28 dicembre. A Buenos Aires alloggiarono per qualche giorno presso l'asilo degli immigrati. Fu offerto loro del cibo e un letto in attesa di conoscere la destinazione. Quindi loro sono partiti da Cormons senza sapere dove andavano. In Argentina sì, ma dove non si sa. Quando seppero che erano destinati al confine con il territorio del Caco, ebbero paura di andare in quel luogo, di essere facile preda degli indigeni che popolavano quella regione. Fecero un po' di resistenza nell'accettare di portarsi in quel posto, ma poi, visto che per loro non c'era altra possibilità, ormai erano in Argentina, non potevano più scappare da lì, trovarono un accordo e partirono per quella destinazione. Si imbarcarono su una piccola nave che faceva tragitto fluviale da Buenos Aires al Paraguay. Arrivato al porto di Goya, con una chiatta si trasferirono al porto di Reconquista. Tutta quella zona era senza strade e senza ponti ed era allagata dalle alte maree. Dopo circa 2 giorni che si trovavano lì, ripresero il viaggio con dei carri a 2 ruote trainati da buoi. Dopo un giorno arrivarono alla città di Reconquista.
dove furono alloggiati in una vecchia casa a nord della città, furono accolti dalle autorità locali e fu dato loro della carne da cucinare e mangiare. Il territorio loro destinato si trovava non lontano, era al di là del fiume Rei, che però non c'erano ponti per attraversarlo, per questo si usavano delle canoe. Dopo aver fatto da alcuni del gruppo un sopralluogo oltre il fiume per verificare probabilmente lo stato di sicurezza del luogo dopo l'esecuzione di alcuni lavori richiesti, tutti attraversarono il fiume. Era il 18 gennaio 1879, ecco perché ho detto, data di fondazione della città di Avellaneda, cioè quando loro hanno attraversato il fiume e sono andati oltre il fiume, la data è la data di fondazione della città di Avellaneda. Così ho scritto, ho letto, dopodiché che sia vero non lo so. Il territorio era vergine, probabilmente era tutta una boscaglia, non c'erano nessuna casa né capanne per loro. Il luogo dove furono condotti come accampamento provvisorio era un piccolo territorio di tre fattorie circondato da un fosso a protezione degli indios. Non c'era un posto al coperto, dormivano per terra all'aperto. Questi erano i migranti che sono arrivati là, quello che il più anziano aveva 80 anni, e i bambini avevano meno di un anno. Solamente in seguito, non si è saputo quando, tutto il territorio destinato alla colonia fu mappato e diviso in tanti quadrati da 36 ettari ciascuno. Ad ogni famiglia fu assegnato uno di questi quadrati di territorio, dove poi si costruirono la propria fattoria con legno e paglia, che abbondavano in quella zona. Ma come riporta la cronaca, i primi tempi furono difficili, ma tutto fu superato con il lavoro, la fede, la speranza. Questa è stata la storia avventurosa dei primi pionieri fondatori della città di Avellaneda. La maggior parte partite da Cormons, un terzo di loro era cormonese e il condottiero era un cormonese. Se così è, possiamo benissimo affermare che la città di Avellaneda, di Santa Fe, in Argentina, oggi con circa 23.000 abitanti, è figlia di Cormons. Per concludere, vorrei raccontarvi due storie di due famiglie friulane arrivati a Avellaneda nei primi 100 giorni. La prima storia la racconto per farvi notare come, almeno gli argentini di Avellaneda di origine friulana, sentono il bisogno di conoscere le loro origini, ma sono in Argentina e non hanno la possibilità di andare oltre il 1879. Voi pensate che noi a Cormons abbiamo la possibilità di andare fino al 1570, sono 450 anni. È successo qualche anno fa, circa 4, non mi ricordo bene, sono venuti a Cormons da Avellaneda un gruppo di persone della famiglia Benica, originaria di Mernico. Siccome il 3 febbraio 1879 alla colonia di Avellaneda erano arrivate tre famiglie Benica, il principale obiettivo di questo gruppo che era venuto qui di persone era di sapere il grado di parentela di queste tre famiglie, che loro non lo sapevano. Quando la ricerca ha dato l'esito che i tre capifamiglia delle tre famiglie emigrate erano fratelli, sono esplosi della gioia. La seconda storia. Noi in questo momento ci troviamo, non so per caso, volutamente, nella casa della famiglia Dorzon di Brazzano. Se siete stati attenti, prima ho detto che tra le cinque famiglie di Brazzano c'era una Zorzon. Era arrivata nella colonia di Avellaneda il 15 aprile 1879. La famiglia era composta da Domenico, nato Brazzano nel 1838, da sua moglie Orsola Nardin, dai loro quattro figli Giovanni, Luigi, Anna Maria e Giuseppe, e della madre di Domenico, Anna Riz, che aveva 70 anni, vedova di Giuseppe Dorzò. Quindi la mamma di Domenico è andata in Argentina con lui e ha lasciato qui un figlio, Giobatta, rimasto a Brazzano, il bisnonno di Maria e Aldo Dorzò.
Anna Maria, la figlia di Domenico e Orsola, che quando è arrivata a Avellaneda aveva 5 anni, si sposò con Domenico Battistutta, originario di Bugnano. Da questi due coniugi discende il noto ex giocatore della Fiorentina, Gabriel Battistutta. Grazie. Non è un caso che siamo qua, perché l'abbiamo, Matteo ed io l'abbiamo proprio pensata, abbiamo detto scegliamo un'azienda agricola che abbia un legame con l'Argentina e quindi siamo arrivati qua da Giorgio, detto, Giorgio noi vorremmo fare un'iniziativa proprio qua ed è bello perché è un filo conduttore meraviglioso questa serata. Tanto visto Marianela che era emozionatissima a sentire la storia della nascita di questa città ed è bello anche sentire e capire come i nostri avi hanno veramente stati alla conquista di un territorio che era tutto da fare, no? Certo. E questa è la meraviglia e la magia. E il legame che abbiamo è talmente forte che le esperienze che abbiamo potuto avere in tutti questi anni sono meravigliose. E una delle esperienze che mi ha più coinvolta e mi è piaciuta tantissimo, io prima che come assessore, io ero assessore nel 2016 e fui contattata proprio dall'ente Fiori nel Mondo per coinvolgere sostanzialmente anche con MOS in un progetto che si chiama LAFOS, cioè legami, no? E che diede l'opportunità a diversi ragazzi cormonesi di poter farsi un mese in Argentina, fare questa meravigliosa esperienza. Ora io vorrei qui a fianco a me Loris Basso, grazie Tarcisio. Allora, Loris Basso è presidente dell'Ente Friuli nel Mondo. Io ho avuto piacere di fare una chiacchierata online con lui l'anno scorso, perché eravamo in pieno lockdown ed era interessante un po' comunque occuparsi di alcune tematiche coinvolgendo un po' le persone anche attraverso i canali che la tecnologia ci offriva, e quindi mi ha fatto una bella chiacchierata l'anno scorso. E oggi ho proprio il piacere di averti qua fisicamente, perché l'Ente Fiori nel Mondo è veramente una realtà molto importante per la nostra regione, che fa e porta avanti dei progetti bellissimi. E io vorrei che tu raccontassi, perché io ho accennato al progetto di LAFOS, che per me è stata una bellissima esperienza e per molti ragazzi che sono anche qui presenti questa sera, solo qualcuno è presente e testimonierà poi la sua esperienza, no? In Argentina. Però l'Ente Fiori nel Mondo ha una funzione sociale importante. Sicuro, innanzitutto grazie per l'invito e con piacere ho accettato. Un saluto alle amiche che purtroppo non ho avuto ancora il modo e il piacere di conoscerla, però personalmente, però abbiamo fatto tantissimi webinar, tantissimi collegamenti durante tutto l'anno, e questo ci ha permesso forse di essere ancora più vicini, e quindi abbiamo colto con piacere questa sfida di confrontarci con tutte le parti del mondo, anche alza tacce. Magari mia moglie, quando lavoravo, diceva ti alzavi alle 3 della mattina per andare a prendere l'aereo, invece adesso ci alziamo alle 3, magari in pigiama, e ci colleghiamo con l'Australia o con altre parti del mondo, ma con piacere lo facciamo. Ma soprattutto ho visto la grande partecipazione, perché fare degli incontri con 50-60 persone neanche in presenza non si riescono a fare. E invece abbiamo fatto l'anno scorso, proprio con gli amici argentini, un bel incontro proprio con l'Udinese Calcio, anche con i Fantas di Fur. Erano collegati oltre 200 ragazzi, bellissimo, i Fantas di Fur.
bellissimo. Quindi tutti questi giovani collegati, pensavamo un centinaio di presenze, invece avevamo oltre 200 che non riuscivamo neanche a scorrere le facciate, avevamo previsto un'oretta e mezza, mi pare che è durata 4-5 ore questo incontro, perché tutti volevano parlare. Ritornando all'Ente Friuli nel Mondo, sono orgoglioso di essere ovviamente presidente di questo ente, purtroppo sfortunato, sono stato nominato presidente l'anno scorso a febbraio e il primo mio impegno è stato quello di chiudere fisicamente l'ufficio. E quindi chiudendo l'ufficio simbolicamente abbiamo dovuto tagliare tutti questi rapporti, tutta quella che è la mission dell'Ente Friuli nel Mondo, che è quello di avvicinare i nostri emigrati, quindi di farli sentire vicini alla loro patria, alla nostra patria che è il Friuli. E quindi è stato difficile. Però l'Ente Friuli nel Mondo, quando è stato costituito nel 1953, ancora 10 anni prima della costituzione della nostra regione, quindi l'Ente Friuli nel Mondo è nato nel 1953 proprio sull'esigenza di tutti questi emigranti, in modo particolare argentini, perché abbiamo uno dei più storici. Ciao. Ciao, cosa succede? Ciao. Mi sembra io non ho sentito più. Sembra che non c'è più collegamento. Marianella, tu hai il WhatsApp di Elena? Sì, scrivo. Sì, scrivi. È successo un problema perché non sta más. Sì, además me dijeron que los que siguen en YouTube también, que se cortó. O sea que nosotros seguimos en contacto. Debe ser su internet que es malo. Deben tener mala conexión ahí. Sí, porque es raro que nosotros sigamos, ¿no? Claro. Mándale un WhatsApp, a ver si ellos... Sí, le mandé, pero no me lee y no le llegan siquiera. Incluso le mandé... ¿Se le cortó a ellos internet? Sí. Uy, qué lástima. O sea que estamos saliendo nosotras en línea. Solo nosotras, espero que no nos estén escuchando en YouTube. Ahora pregunto. Debe ser que no, porque... ¡Ay, me muero! Se nos escucha, María. Sí, ahí... Sí, ahí viene mi marido a decirme que sí, se nos escucha, pero que estamos solo nosotras, así que no sé qué. Quedemos no, a ver qué sucede. Sí. Pongo en silencio, ni siquiera puedo. Intento hablar con Elena, intento llamar. Sí. Se nos apareció el último. Sí. Paradito de arriba. Sí, a ellos se lo he cortado. Sí, aparte yo recargué. Y volvió a aparecer. Yo le había pensado pedirle el WhatsApp a Elena para, por si pasaba algo, para estar conectado y me olvidé. Porque siempre nos conectamos por mail. Debe ser lo de la oposición también. Es que por ahí no se dan cuenta, porque como ellos están ahí con el público presente y siguen la conversación. Yo le avisé a personas que están ahí, a mi familia, y no,
No me leen, también les avisé que, a la, que le avisen. Habíamos desaparecido. Se cortó, dice Javier Grossuti. Sí, a mí también me están avisando, pero tenemos que tratar de comunicarnos allá. Voy a hacer alguna llamada, a ver si alguien me responde el teléfono. ¿A vos tampoco te leen, Marianela? No, no, y no me atienden tampoco, estoy llamando. Es que no sé si se deben dar cuenta, también Javier le mandó un mensaje a Elena. Sí. Eccolo, bene. E quindi abbiamo ottenuto, verranno ospitati 14 ragazzi e quindi cominceranno ad ottobre la loro attività formativa. Quindi ho avuto una bellissima esperienza non più tardi di inizio agosto, in quanto una delle poche uscite che sono riuscito a fare al di là lo scorso autunno, d'ottobre, il 4 ottobre, di andare a ricostituire il Fogolar Furlan di Monaco di Baviera, un Fogolar Furlan che c'era già negli anni 60, poi non c'era più questa esigenza, ma adesso bellissimo, 34 under 35, vino Vinzondruno! Sì, 2-0. Non so se fa prima, però con Cutaglio Zero avevo il lavoro di tanta sacchetta. E quindi ho fatto questa esperienza a Monaco, dove ho ricostituito Fogolar Furlan, composto solamente da giovani, under 35 regionali, quindi bellissimo vedere 35 giovani che lavorano veramente a Monaco e sono orgogliosi di essere friulani, però quello che mi è dispiaciuto di più, difficilmente torneranno in Friuli. Quello mi è dispiaciuto sentire queste parole, perché hanno trovato un'accoglienza, opportunità di lavoro, opportunità di esperienza professionale che qua in Friuli o in Italia, diciamo, non l'hanno trovata. Ma ragazzi professionalmente preparati, quindi con dei curriculum importanti, e dal punto di vista lavorativo hanno trovato il loro obiettivo e quindi a Monaco hanno trovato veramente l'accoglienza che si attendevano. Quello mi ha fatto un po' dispiacere. Quello che invece i primi di agosto sono andato in Guascogna, a Duran, che è un paese a 80 km da Bordeaux, dove abbiamo festeggiato 100 anni dell'emigrazione friulana in Guascogna. Dal 1921 sono partite delle famiglie da Ruda,
e quindi questo il comune di Ruda, c'era anche il cielo di Ruda, una parte del gruppo del coro di Ruda, è stato rinnovato questo gemellaggio con questo paesotto di Duran, è stato inaugurato questo monumento, 100 anni dell'immigrazione friulana in Guasconia. Anche lì in Guasconia, come in Argentina, Vela Negra, sono stati messi a disposizione dei terreni da coltivare, le prime mucche da latte sono partite in treno da Perteole, mi hanno detto, da Perteole, stiamo parlando 1924-1927, e quindi anche in Guasconia i friulani hanno costituito questa cittadina di Duran, 8-10.000 abitanti, ma dove ancora oggi si parla nelle piazze friulano, ma soprattutto si gioca a morra. E lei veramente mi è plasura. Ho fatto un'esperienza... due anni fa col Ducato dei Vini Friulani, che anche il Ducato dei Vini Friulani è un'espressione dell'Ente Friuli nel Mondo, perché Ottavio Valerio, che è stato il primo presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, nel 1972 con i produttori di vino ritenne opportuno, perché i vari ovviamente nostri pionieri nell'imbottigliamento dei vini, dai Felluga ai Collavini, a Gigi Valle e quant'altro, ritennero che il mercato italiano cominciava a essere un po' stretto e cominciare ad esportare. Allora non c'era la Camera di Commercio, non c'era l'ERSA, non c'era questo, costituirono il Ducato dei Vini Friulani, dove il primo presidente è stato proprio Isi Benini, no? E Isi Benini, il fondatore del Ducato dei Vini Friulani, purtroppo fece l'ultimo viaggio a Buenos Aires e Montevideo e purtroppo morì a Montevideo, dove una broncopolmonite cosa fu sottovalutata e rimase proprio a Montevideo. E quindi ho voluto ripercorrere due anni fa, andare appunto a trovare gli amici di Buenos Aires e Montevideo, l'ultimo viaggio che ho potuto fare, ma la cosa più bella, al di là della bellissima incontro, è quello di giocare con dei ragazzi a morra, bellissimi, cioè sono veramente e i nonni gli hanno insegnato a giocare a mora e giocano a mora nei paesi, e quindi è stata una bellissima esperienza. Un'altra cosa, visto che adesso è arrivato Bruno, io dell'Argentina, possiamo essere orgogliosi dei friulani, perché sono stati dei friulani a inventare il pallone di calcio di cuoio con i rombi ottagonali. Nel 1931 un friulano di Forni di Sopra, assieme a un altro friulano che giocava a pallone, era stufo di dover giocare a pallone, lui era forte di testa, ma il pallone, come era costruito di cuoio negli anni 30, aveva un bubone di un 10 centimetri, quindi se di testa lo colpivi proprio su questo bubone, andava il pallone dove voleva. Aveva la cucitura, e quindi nel 1931 questi due friulani brevettarono, pur essendo argentini, a Buenos Aires brevettarono questo, così ho letto, questo pallone, e nel 1936 la Coppa America fra l'Argentina e Buenos Aires, vinta 2-0 dagli argentini, fu giocata il primo tempo con questo pallone con la cucitura e il secondo tempo col pallone brevettato, diciamo, dai friulani, perché ancora in Brasile era riconosciuto questo pallone a scacchi ottagonali, mentre in Argentina non era ancora riconosciuto. Da quell'anno fu riconosciuto da tutti i campionati mondiali. Ma sapete che sta? Ecco, Calcare Furlan, e ti dici anche in Mons, un certo Antonio Tossolini, emigrati da Fellettano di Tricesimo, e Luis Romano Polo, nato nel 1901, da emigranti di Forni di Sotto. Polo era il calciatore che giocava nel Belleville. E quindi addirittura giocarono quella finale nel 36, giocarono nello stadio nel gasometro di Buenos Aires, e pensate che quegli anni quello stadio lì nel 36
di fronte a 75.000 spettatori. Quindi provate a pensare il calcio in Argentina quant'era seguito, più ovviamente che non in Europa, ma però siamo orgogliosi che dei friulani brevettarono. 70.000, a parte che c'era qualche friulano, ma 70.000 argentini sono come 150.000 di altri paesi. Sì, 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 sicuro. Ecco. Quindi questo è, diciamo, un po' di esperienza mia che sto avendo. Oggi, per chiudere, noi cerchiamo di fare tantissimi progetti, siamo, diciamo, il braccio operativo della regione per quanto riguarda i progetti di comunicazione e di promozione della regione all'estero, quindi cerchiamo di promuovere non solamente le radici friulane, ma quelle che sono oggi le priorità della nostra regione, per quello che stiamo pensando che sia un turismo del ritorno, perché stiamo adesso cercando di mettere in linea un sito dove sono state pubblicate tutta la banca dati dei matrimoni dal 1890 al 1945 e tutte le banche date delle immatricolazioni dei militari, no? Gli atti di leva, anche dal 1907-1908 al 1960. Questo servirà a tutti i giovani che sono nel mondo e soprattutto in Sud America ad andare a cercare le radici dei loro avi, quindi cercare l'albero genealogico tramite gli atti di matrimonio e tramite gli atti di leva. Facendo questo, magari sanno che i loro genitori sono nati, o i loro avi sono nati, si sono sposati magari qua a Brazzano, e quindi possono creare delle opportunità di turismo andando a visitare non solamente le città di turistiche che vengono richiamate, ma andare dove magari si sono sposate i loro genitori, io dico magari a Brazzano, e magari vengono a soggiornare qua da Zorzon. E quindi è un'attività di promozione che stiamo facendo. Un altro progetto bellissimo che abbiamo concluso la scorsa settimana, visto che purtroppo non si possono fare ovviamente dei progetti in presenza, quindi cerchiamo di promuovere delle conoscenze di certi luoghi particolari, come sono gli ecomusei delle Dolomiti friulane, che veramente eravamo su delle parti del Pordenonese, quindi far capire, far conoscere questi ecomusei, questi luoghi particolari. E l'ultimo progetto bellissimo che è stato molto seguito, trasmesso in Telefriuli, adesso lo stiamo digitalizzando e mettendo anche sui canali social, sono le vecchie osterie friulane. Perché la mia idea è stata questa: le vecchie osterie friulane negli anni 20, negli anni 30 vi hanno salutato, aveste salutato i vostri parenti, i vostri amici, li viste smorosi, siete andati, e tante di queste osterie ci sono ancora, con gli stessi banconi, lo stesso luogo, con gli stessi, diciamo, la stessa enogastronomia, non dico con lo stesso gestore, però sono qua ad attendervi, e quindi sono importanti magari i luoghi di ritrovo. Stai qua con me, Laura. Allora, avete capito l'importanza dell'ente friulano nel mondo. Innanzitutto un saluto a Bruno Pizzul, che io ringrazio infinitamente. È un piacere averti, Bruno, bravo, bravo. Mi spiace il ritardo, ma sai che purtroppo sull'altare del Dio Pallone, anche se siamo stufi di vedere partite, bisogna ancora di tanto in tanto inchinarsi. Sì, hai ragione. Scusa, ecco, dai un saluto, forse magari la gente non ti ha sentito. Prova a dare un saluto col microfono, che forse... No, volevo prima di tutto scusarmi per il ritardo dovuto alla concomitanza con la partita dell'Udinese. Quando gioca l'Udinese io ho un contratto di collaborazione e devo essere presente, e quindi avrei dovuto adesso scrivere anche il pezzo, però lì mi sono fatto perdonare, quindi vi avevo promesso che sarei venuto, e naturalmente la moglie da tigre mi ha accompagnato, perché altrimenti con la bicicletta sarei arrivato chissà quando. Brava la moglie! Allora, noi con Bruno, poi con te Bruno ripartiamo fra un po', perché adesso abbiamo una scaletta e dopo ti chiameremo
qua con Matteo e altri ospiti. Allora, io ti ho chiesto di rimanere qua al mio fianco perché abbiamo le nostre ospiti dell'Argentina, se adesso ecco qui. E innanzitutto vedo che c'è della gente che comunque, come potete vedere, ci sta seguendo anche in streaming e ci manda i saluti. Quindi vedete, buonasera, probabilmente dall'Argentina, poi c'è anche un cormonese che dice Massimo Coloso, interessante, mia nonna emigrò in Argentina, poi un altro argentino, Javier Luis del Bon, che ci manda i saluti, insomma tante persone che ci seguono proprio anche dall'Argentina. E noi salutiamo, molto felici di essere qui, di avere questa vicinanza che i mezzi comunque della tecnologia ci permette. Io direi che questo collegamento Talenti Sui nel Mondo e Marianella Bianchi, che è la referente, Marianella del progetto Lazos, io vorrei appunto con lei un po' approfondire questo che è stato un progetto importante che da diversi anni l'Ente Sui nel Mondo sta sviluppando e sta cercando di portare avanti sul nostro territorio e appunto a un certo punto coinvolto anche con noi. Quindi io, Marianella, passerei la parola a te in modo che tu ci racconti quello che è stato e quelli che saranno poi i progetti anche futuri, no? Perché adesso sappiamo che si è causa questa pandemia, si è un po' tutto fermato, ma noi auspichiamo riparta. Grazie, immaginato una serata così emozionante. Innanzitutto ringrazio moltissimo da parte della comunità di Avellaneda, da parte del Fogolar Furlan di Avellaneda e del comune di Avellaneda, il sindaco mi ha chiesto di portare i saluti per questa bellissima iniziativa che avete fatto sul rapporto tra la vostra e la nostra terra. Veramente mi sono emozionata fino alle lacrime. Un saluto molto molto speciale al presidente Loris Basso, che ci conosciamo via streaming, perché purtroppo non abbiamo avuto il piacere di trovarci in persona, perché è iniziata la sua presidenza come in questo periodo un po' difficile, strano, ma grazie alla tecnologia abbiamo fatto già parecchi progetti assieme. Il progetto Lazos è nato proprio per ringraziare tutta la cooperazione che in tutti questi anni l'Ente Friuli nel Mondo ha portato avanti verso di noi corregionali all'estero. Io sono quarta generazione di migranti, il mio focolare ha 50 anni di storia, ma veramente tutta questa comunità, siamo 30.000 abitanti, discendenti di friulani, discendenti di cormonesi, siamo figli di cormonesi, come ha detto Tarcisio. Sentiamo tantissimo il Friuli e tutti i progetti che si portano avanti, soprattutto il progetto Studiare in Friuli, che ben ha parlato il presidente poco fa, anche se una parte l'abbiamo persa purtroppo per la connessione. Ma abbiamo tanti progetti in comune e di questa grandissima cooperazione noi abbiamo pensato come poter ringraziare al Friuli, come poter rafforzare questo rapporto, e così nel 2015 è nato il progetto LASO. Se mi permettete vorrei condividere lo schermo, così vi mostro anche alcune piccole immagini di questo progetto e vi racconto un po' di più come è nato e come vorremmo continuarlo. Vi dicevo, è nato un po' nel quadro della cooperazione che abbiamo con l'Ente Friuli nel Mondo, con la Regione Friuli Venezia Giulia e in collaborazione anche con il Convito Nazionale Paolo Diacono, e grazie al segretario dell'Ente Friuli nel Mondo, Cristian Ganciani, che è un collaboratore nostro. Il rapporto con te, Elena, quando eri assessore della cultura, ci abbiamo permesso di poter entrare in un rapporto con Cormons, che per noi è veramente una terra di cui tutti siamo originari. La maggior parte dei discendenti di friulani di Avellaneda hanno le origini in Cormons o dintorni.
Allora è stato molto importante. E così è nato questo progetto per creare un rapporto nuovo, un rinnovare questo rapporto che ormai ha tanti anni, riscoprire le nostre radici, ma pensarlo soprattutto verso i giovani. Creare nuovi legami di amicizia, di confraternità, di famiglia. E l'ho già detto Tarcisio, Avellaneda è nata soprattutto da cormonesi e friulani che hanno fondato la città nel 1879 fino all'82, e anche se sono passati più di 140 anni, la città si sente una comunità friulana. È una delle più grandi comunità friulane dell'Argentina e del Sud America, e sentiamo veramente questa terra di origine molto vicina al cuore. Il Friuli lo sentiamo nostro, perché i valori, la cultura, l'identità dei friulani è così forte che oltre a tutte le generazioni ci è sempre stata trasmessa. E questo, per questo il progetto è nato, proprio per poter rafforzare tutti questi rapporti che già avete sviluppati negli anni e che vorremmo creare e dare ancora a noi un po' di più di questo che abbiamo, per far conoscere la nostra terra e per permettere ai giovani di venire a conoscere qua, il nostro territorio, la nostra comunità friulana. Potete vedere alcune immagini, magari alcuni ragazzi che siete lì, vi trovate in queste foto. L'obiettivo è questo: ospitare durante un mese, nelle vostre vacanze estive, ragazzi e nelle nostre famiglie di ragazzi friulani. Magari tanti ragazzi di questi poi fanno un anno al convitto di Cividale, e questo permette di venire qua, studiare la lingua spagnola, conoscere la storia, la geografia, l'organizzazione politica, la musica, l'arte, le economie, le nostre ricchezze naturali, i cibi tipici, e incontrare una comunità friulana oltre l'oceano. E pensiamo a diverse visite al territorio e soprattutto l'obiettivo di questo, creare legame. Questo significa l'arte friulana. Mi sentite? Ora sì, cara, è caduta la linea. Vuoi che vada un po' indietro? Perché non so quanto siete riusciti a sentire. Guarda, non abbiamo sentito niente. Siamo arrivati fino all'inizio, cioè all'inizio del tuo discorso. Se vuoi riprenderlo un attimo. Da lì, sì, da lì. Bene, dicevo che il progetto LASOS è nato per ringraziare tanti progetti di cooperazione, di collaborazione che l'Ente Friuli nel Mondo, la Regione Friuli Venezia Giulia ha fatto verso i corregionali all'estero. E noi volevamo anche offrire una possibilità di scambi, di cultura, di interscambio, offrendo ai ragazzi di poter vivere un mese nella nostra terra. E direzionate ragazzi tra 15 e 17 anni, diciamo che siano nella scuola superiore, e vengono qua e sono ospitati nelle nostre famiglie. L'obiettivo è proprio di creare un legame di cultura, un legame di amicizia, un legame di famiglia, e di poter in questo mese imparare la lingua spagnola, visitare il territorio, conoscere il cibo tipico argentino, conoscere la cultura friulana in Argentina, in questa comunità che sente tantissimo la friulanità e che, anche se sono passati 140 anni, veramente è ancora viva, è ancora molto sentita. E durante questo mese poter fare, offriamo corsi di lingua, corsi di storia, geografia, musica, arte, imparano tango, i cibi tipici, insomma, conoscendo la ricchezza del nostro territorio, delle nostre aree geografiche, che sono molto,
molto grandi, molto estense, e soprattutto l'obiettivo è questo. L'asso vuol dire legame, rapporto, trovare e ritrovarci nella nostra storia, nelle nostre radici, con un nuovo modo di relazionarsi, di poter metterci in confronto anche queste nuove generazioni. Si fanno visite al territorio, le famiglie del Fogolar ospitano a casa loro i ragazzi, gli danno casa, gli danno alloggio. Sempre sono ragazzi che vanno, maggior parte di loro partecipano al progetto Studiare Friuli, quindi dopo sono un anno a Cividale, quindi permette anche di avere un rapporto più lungo oltre a questo mese che si condivide qua. E veramente si fanno rapporti bellissimi. Si sono trovati anche famiglie di nuovo grazie a questo progetto. Vi facciamo anche visitare il nostro territorio, le città più importanti dell'Argentina, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, con un modo in cui tra visite e fare turismo si fanno soprattutto rapporti e legami culturali e di radici. Visitano anche le cascate dell'Iguazú. Insomma, è per noi un modo per poter ringraziare e rinnovare questo rapporto che noi lo sentiamo veramente molto, molto importante. Grazie. Mi dicevo se per caso avevo parlato tantissimo e non so quanto alla fine siete riusciti a capire. Questo progetto ha permesso in questi anni 76 ragazzi friulani sono stati aspettati dal 2015 al 2019 e poi purtroppo questi due anni la pandemia non ci ha permesso di fare il progetto perché sì, le frontiere era difficile fare, era tutto chiuso, però siamo convinti che il prossimo anno sarà una nuova normalità che ci permetterà più facili gli scambi, saranno i vaccini e veramente speriamo di poter riprendere questo progetto. Ringraziamo la collaborazione che abbiamo avuto sempre da Cormons, Elena, te persona, dell'Ente Freno nel Mondo e di tutte le istituzioni, il Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale, che ci permettono di fare realtà questo progetto. Invitiamo ai ragazzi a far parte, sicuramente chi sono lì mi possono essere viventi, possono raccontarci la loro storia meglio di me, però veramente per noi è un bel progetto che speriamo riprendere. Grazie Marianela. È molto emozionante vedere tutta questa partecipazione e sentire questa vicinanza. E comunque anche come associazione Amis da Monquarine ci mettiamo a disposizione per facilitare comunque questo collegamento, esatto. Perché è fondamentale perché i ragazzi hanno l'opportunità di fare un'esperienza meravigliosa e speriamo veramente che si possa procedere e il prossimo anno riprendere con tutta l'energia. Prima di passare la parola a Maria, io vorrei chiedere a qualche ragazzo che è qua se ha piacere di raccontare, ma brevemente, perché io so che c'è qualcuno, la sua esperienza in modo che ti possa salutare e anche tu possa vederlo, Marianela. Qualcuno ha piacere di raggiungerci e dirci qualcosa? Io so che laggiù ci sono. Venite. Eccoci qua. Buonasera. Vieni qua, sì, perché altrimenti il video non ti vede. Ciao Marianela. Ma che ti saluta adesso. Ciao, che bello vedervi. Tieni vicino al microfono. Noi siamo andati in Argentina, io, il 2017, e lei... È stata un'esperienza bellissima che
rifarei molto volentieri, appunto sono andata con mia sorella, quell'anno che è andata anche lei, l'ho incontrata. È un progetto davvero bellissimo che ti apre gli occhi su tantissime cose del mondo, quindi la povertà, quanto siamo fortunati noi ad avere tante cose invece del tempo. Buonasera. La cosa che mi ha colpito di più è stata l'accoglienza che ci hanno riservato appena siamo arrivati là. Appena scesi dal bus, quando le nostre famiglie sono venute a prenderci, era come se ci conoscessimo da una vita, anche se in realtà non ci eravamo ancora mai visti. È stata una cosa veramente toccante, anche perché penso che al contrario, dalla nostra parte, se venissero persone che non conosciamo, saremmo un attimo più scettici, esatto, più diffidenti. Mentre è stato veramente come se fossimo tutti una grande famiglia ed è stato veramente, come ha detto Federico, una cosa che rifarei. Anzi, avevo in progetto di andare, però purtroppo col Covid non si è potuto, quindi in caso in futuro torneremo insieme. Grazie ragazzi. E questo è proprio lo spirito. Infatti con Federica abbiamo avuto un rapporto di famiglia grandissimo e io sento la sua famiglia e la mia famiglia, perché alla fine siamo riusciti a riscoprire che da parte del mio marito lei è stata accolta da mia nipote, alla fine nelle radici comuni, negli alberi genealogici eravamo famiglia, e questo è stato veramente stupendo e meraviglioso. Il rapporto è stato veramente forte fin dall'inizio, anche con la famiglia che era lontana, che era rimasta in Friuli. E questo è l'obiettivo che noi abbiamo, cioè offrire questa possibilità a chi vuole ritrovare una famiglia, fare amicizia dall'altra parte del mondo e riscoprire le nostre radici comuni, ma soprattutto pensando al futuro. E dare anche opportunità di imparare una lingua, di conoscere. Penso che in questo mondo globalizzato avere un po' di sentirci le nostre radici, la nostra storia propria sia un qualcosa molto importante. E su questo veramente vorremmo continuare a collaborare anche dalla nostra parte. Grazie, grazie. Cose da dire, veramente. Vorrei, visto che Tarcisio prima ha citato Gabriel Batistuta, io so che qui abbiamo il signor Livio Toful, che io chiamerei qua, perché qua è tipo serata caramba, che sorpresa, e Livio Toful ha una bella storia da raccontarci, no? Perché la sorpresa era proprio avere anche Gabriel qui, no? In collegamento, però abbiamo comunque, adesso ci racconterà qualcosa di grande, vero? Allora, intanto mi scuso per l'emozione, perché chiaramente non sono preparato come chi mi ha preceduto a parlare in pubblico. Diciamo che quella di Gabriel Batistuta è una storia un po' all'inverso, però, perché è lui che è venuto a cercare lavoro in Italia, no Bruno? Sì. Non è come i nostri migranti. E adesso cerco così brevemente di raccontare come lui, sapendo di avere origini italiane, però non sapeva assolutamente da dove provenissero i suoi avi. E allora è successo un po' tutto per caso. Lui un giorno a una conferenza stampa dopo un allenamento, era successo che Sensini, che giocava a Udine, e Balbo avevano ottenuto la cittadinanza italiana, e lui ha detto ai giornalisti: anch'io ho detto ho origini italiane. Al che i giornalisti sono messi in moto, un certo Alessandro Mita del Corriere dello Sport di Firenze ha cominciato a indagare, e che poi lui me l'ha raccontato appunto come ha fatto. L'indomani, da dove, ha detto, dall'Italia, ma dalle parti del Friuli. L'indomani lui ha preso la guida telefonica di Udine e ha cercato famiglie. Battistuta telefonava alle famiglie chiedendo se erano antenati. Si parla del 1995, dopo è partita più la, diciamo, la ricerca degli antenati. E a un certo punto uno gli dice: no, non ho parenti in Argentina, però so che a Cormons c'è un grosso nucleo di Battistuta. Al che ha chiamato il comune, ha chiamato l'anagrafe, e all'anagrafe a Cormons lavorava Maria Mariucci di Borgnano, Brumat,
mia amica, quella ha detto: noi in comune non abbiamo assolutamente dati di niente, perché fino al 1920 l'anagrafe non esisteva, quindi tutte le parrocchie. Però so che appunto un certo Livio Toffoli ha fatto una ricerca, è stato in Argentina e sa qualcosa di lui. Al che mi ha chiamato e ho detto sì, allora la mia storia è stata questa, io nel 95 in gennaio sono andato in Argentina per trovare dei parenti e un anziano di Borgnano, un certo Bruno Geat, da classe 1905, che era partito in Argentina nel 1923, quindi molto dopo, ha detto: guarda che quel giocatore che gioca adesso a Firenze, era appunto 95, ha le origini di Borgnano, di quella famiglia, capitano in quella casa, eccetera eccetera. Ritornando, chiaramente io sono andato subito a fare delle ricerche in parrocchia, ho trovato inizialmente ho trovato delle famiglie che erano partite, che nei registri parrocchiali c'era scritto appunto che erano partiti per l'Argentina, un certo Giovanni Battistuta, è finito lì. Poi ho cercato con la Fiorentina, ho visto lì, cioè, sulla via telefonica la società, e ho chiesto di parlare con il giocatore, ho detto no, non è possibile, sono sempre impegnati, eccetera, eccetera, e quindi è finita lì. Quando mi ha chiamato il giornalista, gli ho detto: guardi, io sono arrivato lì, ho trovato questa persona, però non riesco a contattare il giocatore, no, quello mi arrangio io. Allora, pochi giorni dopo mi chiama e mi dice: sì, ho parlato con il giocatore, però lui di Giovanni Battistuta non sa niente. Gli sembra che un suo antenato fosse un certo Domingo, e quindi Domenico Battistuta. Al che io sono ritornato nei registri della parrocchia, sono andato indietro, perché lei si parlava nel 1890, sono andato indietro con la ricerca e ho trovato che nel 1886 era partito un certo Domingo Battistuta, era partito per l'Argentina con la madre, Piton Anna. Era nato nel 1864 e quindi è partito con la madre ormai anziana, che aveva 60 anni, probabilmente era l'ultimo dei figli, era partito per l'Argentina nel 1887 circa. E quindi questa è la storia. Poi, approfondendo, il giornalista mi disse: ma guarda, detto che adesso loro hanno trovato dei documenti invece della trisnonna. E lì è venuto fuori appunto della Maria Zorzon, di cui si è parlato prima, che hanno trovato il passaporto fatto nella contea di Gradisca nel novembre del 79. Sono arrivati a Buenos Aires il 2 febbraio dell'80, quindi sono fra le prime famiglie, che come è scritto anche nel libro di Bredò. Quindi anche questo, poi nei registri di Brassano, allora era parroco a Brassano anche Don Nevio, che era borgnano, quindi sono venuto anche in parrocchia qua. Abbiamo trovato appunto della famiglia Zorzon, che era partita tutta assieme con i figli piccoli, insomma, ecco. Poi non sono riuscito a andare avanti e vedere se eventualmente qui Zorzon, nonno di Giorgio, ci fosse un collegamento, perché lì bisognerebbe andare a seguire ancora, insomma, ecco. Dopodiché sono andato a Firenze a conoscerlo, il giocatore. Lui nel 2000, poi quando ho finito di giocare, è venuto anche a casa mia, e l'anno scorso, che sono ritornato in Argentina, sono stato anch'io ospite a casa sua e dei suoi tutti, perché poi ha avuto lui tre cugini che sono venuti proprio con lui nel mondo a studiare e sfidare, quindi quando erano qua li ho ospitati a casa mia, quindi abbiamo avuto un rapporto così di amicizia, ecco, tutto qua. Questa è la storia di Gabriele. Stasera ci porta i saluti. Sì, io l'ho sentito per telefono, non poteva collegarsi, perché insomma in questo periodo sono dei problemi anche politici, economici in Argentina, e preferisce evitare interviste, cose che poi magari, quindi questo, in futuro almeno mi ha promesso che verrà anche in persona, ma insomma aspettiamo. Grazie. Io chiedo scusa ancora una cosa, chiederei alla signora Marianella Bianchi se conosce Marianella Zanel, che lavora alla biblioteca. Sì, ecco, certo. Ecco, allora porta sicuramente i miei saluti, perché io l'anno scorso l'ho anche visitata. Però è molto, non so se lei la sa, è molto singolare la storia di Marianella Zanel. Lei nel 2002-2003 è venuta in Italia
a fare un corso. Forse di più, 2012, a fare un corso all'università. All'università è stata 15 giorni. Anche tramite l'ente Fluid nel mondo, sì. Ecco, allora non so se lei ha raccontato la storia. Lei conosceva, sapeva di avere origini friulane, però non, che era di Medea. E quando era qui, questi 15 giorni, è venuta con il pullman a Medea. Io per caso, una sera ero a una messa di suffragio lì in parrocchia e il parroco, che era Don Mauro Belletti, ha detto: guarda che qui è una signora che sta cercando le sue origini. Siamo stati nei registri, non abbiamo trovato niente, però nessuno, se qualcuno può dare una mano, eccetera. Siamo usciti di chiesa, io ho incontrato la signora e ho detto: ma signora, possiamo aiutarla? E lui ormai ha detto: io adesso ho il pullman, devo ritornare a Udine, non ho trovato nessuno. Ma no, aspetti un attimo, vediamo, insomma io vado, la porto a casa mia. Faccio una telefonata a Medea, dei amici, e insomma da lì, poi l'ho riportata io chiaramente, e lì poi lei ha ritrovato una sua cugina, che si sa che adesso sono veramente in contatto continuo. Lei probabilmente sapeva già sta storia, insomma, immagino. Sì, sì, mi aveva raccontato, infatti lei l'ha portata da questa famiglia, e loro pensavano che la persona che aveva partito in America era morta, e lei dice: no, 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 ho qua l'albero genealogico, non è morto, tutta questa è la famiglia che... alla fine abita in Argentina, abita da noi. Sì, la conosco e conosco la storia, è stata molto... Sono una delle tante storie emozionanti di rincontri che tutte queste istituzioni che voi ci conoscete, veramente è un'emozione enorme. Sì, sono tanti che cercano e non riescono a trovare le proprie origini, no? E poi appunto quell'anno scorso ero proprio stato anche ospite a casa sua della signora Marianella. Tutto qua. Grazie. Io so che ci sono altre persone che poi interverranno, come Rino Battistutta, ma lo farei intervenire alla fine. E non so, ma Maria non la vedo. Maria? E allora, in attesa di Maria, a questo punto facciamo così, facciamo passare... passiamo a te o passiamo un attimino a Rino se vuoi dire qualcosa? Rino, volevi anche tu, no, portare un piccolo... Sarò breve, buonasera a tutti. È stato... è stato un caso che scoprissi un lontano parente. Grazie a Livio, che mi ha messo al corrente, e così ho avuto anche il modo... Spiega il nome, il cognome Battistutta, sì. Loro, sì, ecco. Io sono Rino Battistutta e sono un lontano parente del giocatore Gabriel. Con quanto è te? Non c'è importanza, perché quando loro sono arrivati a Buenos Aires, nel porto, chiaramente gli spagnoli non hanno le doppie e hanno trascritto Battistutta, ecco. Però ho anche una carta dove la carta di mia nonna che aveva preso un premio perché aveva una mucca pezzata rossa, la più bella del mercato una volta, e era scritto Battistutta con la T, non con le doppie. Per cui c'è sempre un discorso di trascrizione, no? Penso, Bruno. E, dicevo, ho scoperto per caso, perché non pensavo che, come dire, di essere parente, non pensavo perché la guerra del 15-18 ha falcidiato la mia famiglia. Mio nonno e il fratello di mio nonno sono morti in Galizia in guerra. Come molti friulani che qui c'erano i battaglioni e i friulani andavano a combattere cioè in Galizia dalle altre parti perché non li mandavano contro gli italiani, insomma, in pratica cercavano di portarli lontano a combattere, e sono morti tutti e due in guerra, e mio nonno si era sposato, appena sposato, è partito, non è tornato più, per cui mio papà è rimasto orfano. Però dopo ho scoperto, grazie a Livio, che mio bisnonno
era fratello di Domenico. Ecco, quindi è fratello di Domenico, e quindi siamo in quarto grado, diciamo così, usuvrà la parentata, farsi, dicono una brutta parola che evito di dire, insomma, no? E comunque questa è la storia, l'ho incontrato un giorno quando c'era la partita alla Fiorentina a Udine, diciamo, parlati un momentino, e poi grazie a Livio, una sera era venuto lui con la sua famiglia, i figli, nel 2000, sì, e nella sua famiglia lì a Borgnano, e abbiamo fatto una cena insieme, abbiamo avuto il modo di conoscere, insomma. È un caso, sono contento per lui, insomma, perché sentendo prima, come dire, il discorso del signore che aveva introdotto, arrivare in Argentina, passare un guado, trovarsi in una boscaglia con una casa, con un fossato a difesa dell'indio, voglio dire, le fatiche, le peripezie, le difficoltà, va dato onore a questa gente di essere riuscita a portare in alto il nome del Friuli, ma anche di essere riuscita a ricostruirsi una nuova strada e a essere un elemento importante, insomma, laddove vanno, essere elementi importanti della società, insomma, e tenendo in alto il nome del Friuli. Io ho finito, grazie. Bravo. Allora, visto che io non vedo Maria, quindi passerei alla seconda parte della serata. Non andate via, perché dopo c'è anche il brindisi dei padroni di casa, quindi assolutamente la serata promette molto bene. E chiamerei... esatto. Chiamerei qua Matteo Fimia e Bruno Pizzoli. Io mi sposto, vediamo. Ecco, prego. Allora, prendo in mano un attimo la situazione e invito Bruno a sedersi accanto a me. Aspetta, per capito. Ragioni di telecamera. Cerchiamo di sistemarci. Dov'è? Qua accanto a me. Se vuoi ti faccio passare. No, aspetta, passa fuori. Vai di lì. Ok. Questo siediti. No, siediti. Vieni qua, Bruno. Vieni da io. Allora, con Bruno volevamo passare, diciamo, all'esperienza che tu hai vissuto per motivi di lavoro. Tu sei un cormonese che è andato in Argentina per lavoro, possiamo dire, perché tu comunque per ragioni giornalistiche l'Argentina l'hai conosciuto bene, e hai conosciuto bene gli emigranti, i friulani che vivono in Argentina. Quindi volevo chiederti, innanzitutto, tu hai vissuto anche un grande evento sportivo in Argentina, giusto? Non sbaglio dicendo che tu c'eri nel 1978 ai mondiali in Argentina. Io volevo chiederti innanzitutto un ricordo di quell'esperienza e un ricordo dei friulani in Argentina. Ma devo dire, l'esperienza di carattere sportivo è stata sicuramente stimolante. Non abbiamo vinto, siamo arrivati quarti, però la nazionale forse che io ho visto giocare meglio è proprio quella dell'Argentina, con Beazot che cominciava a tessere così il suo lavoro che lo avrebbe poi portato a vincere 4 anni dopo in Spagna. E devo dire che proprio con Enzo abbiamo condiviso delle esperienze veramente toccanti, perché continuavano ad arrivare degli inviti a lui di andare a visitare i Focolari Furlans. Molto spesso sono andato anch'io con lui, e devo dire che questa capacità di trasmettere il senso di attaccamento alla propria terra dei friulani, manifestata soprattutto attraverso la conservazione del linguaggio, moltissimi non parlavano più magari l'italiano, ma parlavano ancora il friulano molto molto bene, e devo dire che abbiamo passato
La mia famiglia friulana, anche la mia, ha avuto degli emigranti in Argentina. Dalla parte di mia mamma erano finiti solo a Cucuy, in una zona molto lontana da Buenos Aires. Altri invece a Avellaneda, lì, e tutti però hanno mantenuto quel loro attaccamento alla terra e quel loro piacere di condividere esperienze di sentimenti comuni. E devo dire che poi, francamente, molto spesso, quando giocava la squadra italiana, non quando giocavamo con l'Argentina, ma quando giocava con altre nazionali, il tifo per gli argentini in genere era proprio per gli azzurri, per il fatto che loro i brasiliani e gli uruguayani non possono vederli comunque. Però le manifestazioni di simpatia verso gli italiani in genere, i friulani, da parte degli ex friulani in particolare, sono state veramente stupendi. È stato un momento storico quello un po' difficile per l'Argentina, in quegli anni, erano gli anni della dittatura militare. Voi la percepivate da ospiti, quell'atmosfera? Sì, perché quando si passava in Piazza di Gramenio alla Casa Rosada c'era la costante presenza delle madri che invocavano di sapere qualcosa dei propri figli che erano spariti, e se non ricevevano risposte. E il clima era un clima molto teso, un clima anche abbastanza difficile, tant'è che le poche volte che magari in cronaca sportiva noi ci avventuravamo a fare qualche piccolo commento sulla situazione politica del paese, venivamo sistematicamente richiamati e venivamo invitati a parlare solo di pallone e non di altre cose. Tra le altre situazioni che lì erano maturate in maniera molto drammatica, c'erano state le centinaia di morti che erano state in occasione delle Olimpiadi, non facendo prima con la carica della polizia e via dicendo. Poi pian piano la situazione si è venuta un po' tranquillizzando, grazie anche al fatto che poi nazionale finì per vincere e lasciare la festa cancellò un po' tutti e tutto, però francamente era tutt'altro che rassicurante. Non posso non chiederti anche un commento su quella che è stata forse la partita dei primi anni 90, Italia-Argentina, ahimè per noi, quella di Italia 90. L'Italia è stata una partita sì che francamente ci ha costato il titolo mondiale, perché io sono convinto che quella nazionale avrebbe comunque vinto il mondiale se non avesse dovuto giocare quella partita con l'Argentina proprio a Napoli. E Napoli era una piazza, è sempre una piazza particolare. Noi con Maradona in campo dall'altra parte la situazione era difficilmente sostenibile. Abbiamo perso quella partita e francamente è stato un dispiacere, anche se poi lui ha fatto la finale tra Argentina e Italia a Roma, e Germania a Roma, e mi ricordo che mi vedevo molto male quando i tifosi italiani fischiavano l'inno nazionale argentino prendendosela con Maradona e via dicendo. Anche che poi alla fine della partita non era ricevuta da Rosario Hernández, che era il radiocronista dell'Argentina, che non c'era ancora un po', e lui mi sentì in dovere di chiedere qualcosa a nome di tutta l'Italia, di tutta l'Italia, di tutti quei fischi, anche perché, come abbiamo anche intuito da questo nostro incontro stasera, si può proprio vedere, no? Che gli argentini sono poi due Hernández, insomma, proprio fratelli, uno particolare friulano, ma per tutti i friulani che sono emigrati nel corso degli anni in Argentina hanno mantenuto questo film in particolare. Ti
ti chiedo ancora cosa, sei più stato in Argentina dopo il 78 per motivi giornalistici, sei ritornato da quelle parti? Sì, sì, sono andato anche a fare delle cose di ciclismo, pensa, e poi una gita per di porto personale, perché il paese è un paese veramente affascinante, no? Enorme, grandissimo, con delle differenze paesaggistiche straordinarie e con questi angoli che tu scopri magari in maniera improvvisa, senza saperlo. Ricordo una volta che durante proprio il mondiale mi trovai a fermarmi in un paese assieme a Galeazzi. E in quel paese lì, con sua assieme sorpresa, poi scoprì che l'80% si chiamava Galeazzi. Si chiamava tutti Galeazzi. Una cosa incredibile, no? Naturalmente di questo lui era estremamente fiero. Bene, abbiamo così approfondito anche il tuo rapporto con l'Argentina. Abbiamo conosciuto il lato che ti collega con l'Argentina. Ma come ti dicevo, no? Tutte le nostre famiglie hanno avuto qualche parente emigrato, e anche dalla parte di mia moglie, dei fratelli di suo papà erano andati e hanno alcune lettere che mandavano là, che sono dei documenti straordinari. In una lettera si lamenta il fratello di mia suocera che il racconto era stato rovinato dalle zipiote. Sai che sono zipiote? Ah no, è che lo sai che l'hanno. C'era stata l'invasione delle cavallette, l'hanno usata lì. Però per lui era rimasto il zipiote, non solo lì. Ecco, gli abbiamo di più a casa di te. Quindi grazie per questo contributo. Invito a restare. Invito qui con noi Patrizia Dugaro e Simone Curva, che sono i referenti. Prendiamo, possiamo anche prendere una sedia in più. Prendiamo un po' che la Elena prende una sedia in più. Guarda, ce la facciamo, benissimo. Ce la vedi? No, questa. Ce la facciamo. Simone Curva e Patrizia Dugaro sono i referenti per il Friuli Venezia Giulia di un'associazione che si chiama 24 marzo, che appunto abbiamo accennato adesso ad un periodo storico molto difficile per l'Argentina, quello tra il 1976 e il 1983, gli anni della dittatura militare. In molti purtroppo conosceranno la storia che ha riguardato principalmente in quegli anni, cioè, ossia la tragedia dei desaparecidos. Si stima 30.000 persone che sono scomparse nel nulla, e ci sono diverse associazioni in Argentina che si battono per far luce su cosa sia accaduto a queste persone mai più tornate a casa. C'è una, come dicevamo, anche in Italia, appunto l'associazione 24 marzo, per il Friuli Venezia Giulia i volti, l'impegno sono di queste due persone che vedete accanto a Bruno, Patrizia Dugaro e Simone Curva. Io innanzitutto voglio chiedervi come è nata questa associazione, e poi vi chiederei anche che risultati siete riusciti ad ottenere con il vostro impegno su questo fronte. Buonasera a tutti, emozione su emozione, Bruno, siamo insieme, è una cosa emozionantissima perché lui mi conosce almeno di nome, insomma. Lui viene cornese, anch'io ho un parente certo che emigrò in Argentina nel 27, 22 anni, la stessa età in cui mia figlia fece un'immigrazione in Argentina, adesso è tornata per fortuna, ma già sta pensando di ritornare là. Il legame con los hermanos argentinos è fortissimo, e l'associazione 24 marzo
è un'associazione che nasce fine anni 90, quando finalmente l'Argentina trova un po' di equilibrio dal punto di vista politico, e ed è un'associazione fondata da una serie di un gruppo di intellettuali, giornalisti, studiosi e comunque lavoratori e anche esiliati dall'Argentina in Italia verso la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80. Allora, come sapete, come sapete, la dittatura argentina abbraccia dal 76 all'83, nell'83 finalmente si considera conclusa questa tragicissima, feratissima dittatura, tra le più feroci del Novecento, perché molto subda, e anche se gli strascici saranno protratti nel tempo. E io ho avuto l'onore di incontrare da giovanissima molti argentini che arrivavano in Italia con varie motivazioni, anche per studio, e che pian piano si esiliarono qua. Ovviamente perché avevano origini italiane e quindi attraverso questo potevano trovare agevolazioni o comunque anche conforto. E adesso mi dispiace perché dopo questa serata è veramente entusiasmante parlare di questa macchia nera, insomma è gravoso, però il modo in cui contiamo di farlo il 24 marzo è sempre un modo, come avete notato, all'Argentina, cioè potente, propositivo e senza mai abbandonarsi alla lamentela, cercando sempre di trovare un risvolto di speranza, insomma. E questo è proprio il carattere di 24 marzo. 24 marzo è un'associazione appunto che nasce nel 2000, diciamo, e che ha comprato tantissimi risultati, collegandosi con il movimento delle Madres de Plaza de Mayo, con le Abuelas de Plaza de Mayo, e creando continue connessioni tra il mondo italiano, soprattutto in ambito giuridico, e quello argentino. E subito si è votata tantissimo la ricerca di giustizia, compiendo un processo di memoria. Cioè la giustizia si ottiene riconducendo a una memoria che, come ho notato stasera, ha proprio delle origini, cioè lo stesso attaccamento alle radici e la volontà di collegare tutte le parentele, di creare proprio questa rete che non è così scontato, è una prerogativa proprio anche del carattere degli argentini, e poi il 24 marzo messo subito in atto, cioè si creano subito degli archivi, qualsiasi annotazione, qualsiasi documento, come tu Matteo sai, poi magari ci puoi anche raccontare la tua vicenda di ricerca in questo, viene subito registrata, e quindi è molto facile. Anche io ho trovato, proprio cercando in rete il nome del mio prozio, subito trovato la mia foto dell'imbarcazione e quant'altro. Quindi è molto, per quanto sia un paese giovane, è spiccatissimo il desiderio di rintracciare le radici, di rintracciare le proprie origini. I nostri compagni del 24 marzo hanno origini svariatissime. Il presidente di origini basche,
sono anche vegetariani, origine italiana, origine tedesca, insomma, come sappiamo il mondo argentino è veramente variatissimo. Su cui si sono concentrate le attività del 24 marzo, comunque sono i processi per i responsabili della desaparición dei famosi 30.000, soprattutto giovani, che scomparvero con l'asso di tempo che vi ho detto. I processi che hanno iniziato, ve ne parlerà poi meglio Simone, che hanno iniziato appunto in Italia nel primo anno 2000. Abbiamo un compagno del 24 marzo, un famoso magistrato che ha curato i primi processi per il desaparecido di origine italiana, che ha dato il via a tutto un vero e proprio insomma, una vera ricerca di giustizia, che addirittura ha preceduto quella che poi è avvenuta in Argentina, cioè l'Italia e la Spagna, sono stati i primi paesi dove questo è avvenuto. Però non solo attraverso i processi questo si è fatto attraverso l'elaborazione continua, costante, propaganda di quella che è stata la vicenda, attraverso incontri ripetuti, la sede del 24 marzo è a Roma, ma siamo sparsi un po' in tutta Italia, dalla Calabria, molti in Toscana. Prima eravamo in Romagna, a Milano ovviamente, e in Friuli adesso siamo arrivati proprio anche per diffondere questa cosa. Lo facciamo anche attraverso la traduzione di libri, e questa è proprio la parte che mi compete. Sono responsabile editoriale appunto dell'associazione. Con il 24 marzo è nata la casa editrice, che poi si è trasformata in due libri, che Matteo conosce molto bene, e abbiamo iniziato proprio con una traduzione, dallo spagnolo, bensì dal francese, proprio del Francesco Caporale, da un testo di una madre molto esemplare, Laura Bonaparte, che è dei 7 desaparecidos in famiglia. E quindi attraverso questi testi, che sono soprattutto di una memoristica esemplare, proprio perché è un modo di fare memoria molto accurato, dettagliato, attraverso interviste, in questo caso ad esempio della giornalista, come te, una giornalista francese che è vissuto in Argentina, si conoscono delle storie importanti. E noi le trasportiamo nella nostra lingua, in uno scambio continuo, e attraverso i libri facciamo degli incontri alla ricerca proprio di altre situazioni e anche dei ethos che ancora stiamo cercando. Vuoi approfondire la parte giuridica, diciamo, quella dei tribunali? Buonasera a tutti. Allora, cercherò di essere rapido, di darvi qualche piccolo spunto, come ha fatto Patrizia, in maniera più generale e in maniera più specifica. Innanzitutto grazie dell'invito, perché siamo arrivati definitivamente da ottobre in queste zone, ci siamo trasferiti da Buenos Aires, e questo, diciamo così, è la prima uscita ufficiale dell'associazione, che è un'associazione che si occupa esclusivamente dei diritti umani. Prima avendo già fatto altre iniziative
città, ma in altre zone del Friuli Venezia Giulia. Allora, la costruzione di una verità e giustizia per il desaparecido spagnolo italiano parte dal codice penale italiano, che consente di processare per crimini di disabilità con i prescrittivi tutti coloro che hanno commesso dei reati, cioè dei crimini portati di ordine politico. Per cui il reato di criminale è ovviamente un crimine di lesa umanità, l'omicidio è un crimine di lesa umanità perché è quello imprescrittibile, per cui l'ordinamento giudiziario italiano ha consentito a partire dal 1999 di poter istruire processi nei confronti, in contumacia naturalmente qui, nei confronti di, dei militari e dei civili che appartenevano alle gerarchie della dittatura argentina, che avevano commesso crimini nei confronti dei cittadini di origine italiana. Un cittadino su quattro in Argentina ha origine italiana, e quando arrivava normalmente al proprio passaporto di provenienza, quindi quello italiano veniva dato con l'argentino, ma quello italiano non veniva tolto, quindi aveva una doppia persona, una doppia nazionalità. Sono circa 6.000 gli italiani, i cittadini di origine italiana che sono scomparsi durante gli anni della dittatura civica militare, dei 30.000, e di questi molti sono anche di questi territori. È recentissima la sentenza del 9 maggio di quest'anno, che condanna all'ergastolo 23 appartenenti alle gerarchie militari dell'ultima dittatura civico-militare. Erano 32 gli imputati nel 2015, ma nel frattempo non sono morti. Ed è stata per noi una grande soddisfazione, perché nel 1999 il presidente della nostra associazione fu il primo che espose la denuncia con il procuratore di quattro famiglie di origine italiana che avevano depositato la propria testimonianza al consolato italiano di Buenos Aires, e però con la base diplomatica era arrivata la procura della Repubblica di Roma. E questi processi, che sono durati da tanti anni, l'ultimo, il grande processo Colombo, che riguarda non solo l'Argentina, ma anche diversi altri stati dell'America Latina, si è concluso, perché nel 2015 si è concluso pochi giorni fa, insomma, circa un mese e mezzo fa, alla bunker di Rebibbia. E già, i primi provvedimenti sono stati presi, perché Nestor Troccoli, di servizio segreto della Marina Italiana, che abitava in provincia di Salerno, è attualmente recluso nel carcere di Salerno. La ministra della Giustizia Cartabia ha appena richiesto l'estradizione per 3 militari cileni accusati, anzi no, condannati per l'omicidio di 3 cittadini di origine italiana in Cile durante la dittatura di Pinochet, e si stanno prendendo già i primi provvedimenti per alcuni militari argentini che quando dovrebbero essere in teoria estradati, ma quantomeno intanto reclusi nelle carceri argentine. Quindi questi sono i risultati che abbiamo ottenuto. Andiamo avanti, non ci fermiamo, e mi piace ricordare, prima di dare la parola a Matteo, queste due campagne che supportiamo insieme a Amnesty International e a Libera, che sono campagne di divulgazione di una vicenda tragica, che è la sottrazione dei ragazzi, dei bambini alle ragazze incinte che sono state rapite, recluse e poi uccise nei campi di concentramento della dittatura argentina, e questi bambini non sanno di essere adottati molto spesso dai militari collusi con la dittatura, e quindi hanno un'identità falsa. Al momento siamo arrivati alle
alla seconda generazione, perché questi ragazzi hanno avuto dei figli e quindi anche loro non sanno di non essere nipoti delle persone che invece dicono di essere i loro nonni. E ci sono le famiglie che li stanno cercando. Si stima che siano circa 500, ne sono stati ritrovati 140 fino adesso. E questo è un piccolo risultato che, grazie alla tecnologia, alla DNA e alla scienza, è stato possibile ottenere. Quello che stiamo cercando di fare adesso, anche grazie al lavoro di Matteo che in primavera ha scritto questo articolo, che ha già innescato una serie di piccole reazioni, è un'altra campagna che si chiama I 600 corpi, è stata trovata da una fossa comune, vicino a Buenos Aires, gli antropologi forensi hanno identificato resti di 600 persone alle quali è possibile dare un'identità, però si stima, cioè siccome in questa fossa comune è possibile, vista la zona, che ci siano anche in questo caso dei cittadini finlandesi, all'epoca erano nativi di Venezia e adesso abbiamo iniziato a cercarli con i sloveni. Ne abbiamo trovato una, probabilmente una parente, perché è possibile fare delle ricerche più sicure tramite la linea materna, e quindi è probabile che adesso cercheremo di contattare questa signora che vive nel comune di Sgolenco per cercare di prendere un campione di DNA, inviarlo in Argentina e cercare di comprare, per quantomeno scoprire se tra queste persone c'è questo parente. Il fronte, perché è importante in tutto questo, a Udine è stata creata, doveva essere creata la grande banca dati del DNA che dopo la dittatura è stata creata in Argentina, quindi una replica, proprio perché i friulani hanno avuto un'immigrazione in Argentina molto, molto numerosa. E quindi è presumibile che ci siano anche molti di loro tra i desaparecidos. La creazione di questa banca dati è stata dopo di un argentino di origine friulana che è morto 2 anni fa, e si chiamava Alberto Di Giusto, e di San Daniele, che viveva a Udine, e quindi ecco. Questo è anche così motivo di orgoglio per il Friuli, perché comunque ha avuto una parte importante in questa vicenda. Ringrazio moltissimo. Se qualcuno fosse interessato, l'associazione si autofinanzia con la vendita di libri che sono al banchetto. Grazie. Ringraziamo Patrizia Simone, ovviamente anche Bruno. Abbiamo approfondito diversi temi anche in ordine cronologico quest'oggi, che collegano l'Italia, il Friuli in particolare, con Monza ancora più in particolare, con l'Argentina. Ci resta ancora un ultimo tassello da inserire in questo mosaico, un ultimo pezzo del puzzle che non eravamo riusciti a inserire precedentemente perché il collegamento con Maria Zorzon era saltato. Credo che Elena, tramite WhatsApp, sia riuscita a ristabilire un contatto. Allora io mi faccio da parte, lascio il posto assieme a te. Vai via tu. Allora facciamo così. Mi sposto. Prego. Ci stavamo tutti, Ci stavamo tutti. Lasciamo andare Bruno, che ci riposizioniamo qua, insomma, torniamo al punto di partenza. Abbiamo cominciato io e te, finiamo io e te. Esatto. Ti lascio la parola perché mi pare che con Maria Zorzon sia riuscita a ristabilire un contatto. Allora, Maria purtroppo ha avuto, proprio nel suo quartiere non funziona internet in questo momento, quindi io ho pensato di fare, visto che mi ha detto ci metterei 25 minuti per arrivare a casa mia, io ho detto no, altrimenti sì, è troppo lungo tutto, ma
ho pensato di chiamarla con WhatsApp, quindi vi darà un saluto, chiaramente saremo più brevi, e daremo un appuntamento con Maria in un'altra occasione. Adesso provo a chiamarla. Pronto? Maria, ci senti? Sì, ti sento, sono in macchina ma ti sento. Ecco, guarda che ti sentono tutti. Allora, cara Maria, purtroppo la tecnologia ci ha praticamente quasi abbandonati alla fine di questa serata. Tuttavia, visto che sei importante come tassello di questo bellissimo incontro, perché diciamo tu sei stata, tu hai scoperto Cormons per anche una casualità, ma sei arrivata qui e hai scoperto le tue origini, hai fatto dei progetti bellissimi. In breve, dici qualcosa di quello che hai fatto e quello che vorresti fare, in brevissimo, e così anche i nostri amici li possono ascoltare. Buonasera a tutti, è veramente un peccato che questo è successo, sono molto frustrata, ma sono contentissima di essere, di partecipare a questa bella, a questa, bella iniziativa che hai avuto, Elena, e veramente sì, io ho scoperto Cormons cercando le origini dei miei radici. Scoprire Cormons, scoprire le mie radici attraverso le persone, tante belle amicizie che sono riuscita a trovare a Cormons, a Bracciano, a Gorizia, a Udine, è stato per me una esperienza molto forte, molto emozionante, veramente mi ha cambiato la vita, mi sono trovata una donna più libera nel senso di conoscere le mie radici, in speciale, come dicevo, attraverso tutte quelle persone che mi hanno aperto le sue case, le sue famiglie, il suo cuore. Io vorrei veramente continuare a fare progetti tra Cormons, tra l'Argentina. Mi piacerebbe molto lavorare anche con i giovani. Mi è piaciuto moltissimo il lavoro che stanno facendo in Avellaneda, che raccontava Marianella. Io ho fatto quel lavoro che amo tantissimo, che si chiama Parenti Lontani, Parientes Lejanos. Vorrei continuare anche adesso con tutti gli amici vicini che ci siamo ancora, che ha cominciato con quel mio primo viaggio nel 2001, e che adesso ho 20 anni di storia con tutti voi. Veramente mi avevo organizzato un bel portfolio delle mie fotografie, per raccontare le mie storie attraverso le fotografie, e questo è stato cancellato per problemi della tecnologia. Tutto il mio quartiere è senza internet a questo momento. Buonasera a tutti. Ho un'enorme nostalgia di tutti voi. Mi sento veramente emozionata per essere con tutti voi attraverso questo mezzo che è il telefono. Buonasera a tutti. Maria, senti, dato che le cose non capitano per caso, questa è l'occasione per organizzare un'altra serata, ok? Sicuro, lo facciamo. Ecco, lo facciamo. Bene, bene.
carissima. Scriviamo anche voi auguri, vi avevo anche trovato un tocai argentino per brindare con tutti voi questa serata. Avremo occasione di farlo. Senti, noi ti aspettiamo anche qua, in presenza. No, sarà buono come il tocai da voi, come il friulano Solzon e come il friulano da tutti voi. Anche quello di Riz, che mi piace tantissimo. Quindi saluti a tutti. Ti salutano tutti, veramente, e io vorrei che, dato che vi voglio, proprio voglio che vi vedano, un applauso agli amici argentini. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito questa sera, grazie a tutti quelli che sono venuti qua, e grazie ancora alla famiglia Zazzon, grazie a Matteo, grazie a tutti gli ospiti prestigiosi che abbiamo avuto. C'è il brindisi, non dimenticatelo, e poi al banchetto, se volete farvi soci, se volete acquistare i libri, e vi anticipo che il 17 di settembre, presso la cantina Gratini, ci sarà un bellissimo spettacolo col Teatro Incerto. E io ho messo qualche locandina, se volete prenderla, ma questo è un promemoria, poi si apriranno le iscrizioni. Raccomando di non mancare a questo incontro, quindi già se volete dirmi io ci sarò, io già vi segno, ecco. E grazie di tutto, non mi dimentico. Matteo, no, solo un'indicazione di servizio: c'è qualcuno, credo degli ospiti, che ha dimenticato qui una foto, delle foto di persone, una foto piuttosto antiche, credo, non so se qualcuno abbia perso, mi sia caduto qualcosa, comunque sono qua, eravamo per terra, esatto. Tutto qua. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio la famiglia Zorzon, non so se vuole dire qualcosa, no? Grazie a tutti i presenti, speriamo di ritrovarci un'altra volta con gli amici argentini. Grazie. Ciao Maria.